Era più o meno la fine di luglio del 2005, quando io andavo al cinema, costringendo praticamente un amico a venire con me, perché non, non amavo i tempi di andare al cinema da solo, per vedere un film che eh, aspettavo da tantissimo tempo, ma non per il film in sé, in quanto perché era la pellicola che rilanciava una trilogia che non vedeva un capitolo nuovo dal 1985 quindi da vent'anni buoni, vent'anni tutti tondi tondi. Ed era il nuovo film, allora il nuovo film, di Giorgio Romero, La Terra dei Morti Viventi. Film che poi si rivelò essere... Ma ne parliamo in questa puntata, quindi ne parliamo a breve. Io sono Alessandro Girola, scrittore, divulgatore del Fantastico. Curatore editoriale per Plutonium Publication, podcaster, youtuber e tante altre cose. Bentornati da queste parti. Quindi, 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 dicevamo luglio del 2005, avevo parecchi anni in meno, molte speranze in più nel futuro, non ero ancora manco un blogger, credo, non avevo, boh, usavo senz'altro internet. Ma era un internet molto diverso, quindi di questo film si sapeva pochissimo in realtà. Almeno io non frequentavo quei canali che frequento ora, quei social che non c'erano che ti danno anticipazioni, recensioni perfino sui trailer dei film. Che è una cosa che continuo a, a ritenere assurda, e, e ora invece è così. Quindi andavo proprio alla cieca a vedere Land of the Dead, la terra dei morti viventi. Grandissime aspettative perché Romero era il mio regista preferito, perché la sua trilogia, prima trilogia, era, eh, la, mh, erano tra i miei film preferiti di sempre, Zombie, Dawn of the Dead, sicuramente il più bello e gli altri due mh, se la giocano, mh, secondo posto per il merito nelle mie personali mh, preferenze, ho parlato tante volte di questi film di Romero sul canale, su Youtube, nei post, su Instagram, sui blog tantissime, tantissime volte, quindi sapete l'amore che mi, mi lega a George Romero, aspettative quindi alle stelle, sono passati vent'anni, ho detto chissà, chissà cosa, cosa avrà partorito nel mentre il caro zio George, chissà cosa ci aspetteremo di vedere nel mentre, il, il, il cinema era mutato però, il cinema era cambiato e anche il cinema horror era cambiato, e lo zombie come figura aveva avuto una fase di abuso, una fase di down, ed era ancora in fase di Down, eravamo lontani da The Walking Dead, quindi non c'era ancora questo revival della figura dello zombie. Ma per Diana, eh, Giorgio Romero era eh, il creatore dello zombie moderno. Quindi mi sono detto, avrà sicuramente qualcosa di strepitoso per ehm, far tornare viva, in senso metaforico e non, la figura del morto vivente, cosiddetto appunto romeriano subito che le cose non sono andate proprio come mi, mi, mi aspettavo. Questa può è, però può essere una conseguenza proprio delle alte aspettative. Una cosa che ho imparato nella vita è che quando le aspettative sono molto alte, in qualsiasi campo, deluderle un attimo. Vale per i film, per i libri, per le serie TV, per un rapporto d'amore, per un rapporto d'amicizia, per un lavoro. Quando hai aspettative a mille, poi inevitabilmente la realtà è un gradino, due gradini, dieci gradini, cento gradini sotto quindi è meglio partire un po' light con, con le aspettative ma non è semplice io con Romero avevo un hype enorme e purtroppo appunto le cose sono andate un po' diversamente la storia mi è apparsa un po' debole perché innanzitutto non aveva quei colori lividi, cupi che avevo imparato alla mare nei film precedenti Dave the Dead 1980, oh, 1985 forse il film più cupo della prima trilogia romeriana quella nel bunker pochi superstiti imbruttiti in un bunker e il mondo là fuori popolato oramai da zombie pochissimi quindi personaggi pochi viventi militari civili personale scientifico in un mare di morti che erano esattamente i morti, tranne uno, tranne Bab, che avevamo conosciuto nei primi due film. Quindi, creature stupide, brutali, feroci, e senza alcuna intelligenza emotiva. E qui già le cose cambiavano. Qui si vede fin da subito eh, che Romero pone l'accento sull'evoluzione della figura dello zombie, punto primo. Una cosa che a me non faceva impazzire anche se poi lo affrontate in modo diverso da scrittore. Eh. Se mi permettete una piccola um, uh, chiacchiera libera, giusto questa, su Cieli Porpora, la mia saga di zombie, che magari vi lascio in link qua sotto, ci sono i capitoli, più, più, non quelli iniziali, ma i volumi finali di questa saga che parlano di zombie intelligenti, ma diversi da quelli che ha messo in mostra Romero nella Terra dei Morti Viventi, che sono zombie quasi umani, Zombie che eh, fanno quasi tenerezza, pur essendo ancora creature antropofaghe, e che mirano a, eh, empati a far empati empatizzare lo, lo, lo spettatore, eh, messo soprattutto a confronto con la comunità di superstiti abbarbicata nel Fidder's Green, un grande centro residenziale nel, in qualche rimane città di, di Pittsburgh, in cui c'è creato un sistema. Di caste, quindi i privilegiati vivono nel Fields Green nel condominio hanno a disposizione agi, cibo, eh, lussi, energia elettrica. Mentre appena fuori, in una sorta di grande accampamento, vivono le caste minori, che sono gli operai, i, i manovali, eh, la, 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 la soldataglia e, tutt e tutta questa gente che non avrà mai il privilegio di condividere il paradiso di Kaufman, che è il Lenny um, Sopper, che è il fondatore del The Green e anche il suo capo dittatore, presidente, quello che è non particolarmente illuminato, devo dire. Quindi abbiamo subito questa doppia lettura del film, un film molto politico perché ci parla della sopraffazione degli ultimi, eh, in, però lo fa in modo piuttosto grezzo, piuttosto... Evidente è un po' grossolano, quindi vediamo appunto che gli, gli abitanti di questo condominio. Sono, se ne fregano di, 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 della miseria che c'è fuori, sembrano quasi voler dimenticare gli zombie perché tanto c'è la minutaglia, la malavalanza che fa il lavoro per loro, vivendo però in uno stato di indigenza, mancano le medicine, il cibo è quello che è, c'è cioè diffusione di prostituzione, gioco d'azzardo e quant'altro, quindi una versione mini del nostro mondo particolarmente imbruttito, con in più gli zombie fuori dalle mura di Pittsburgh che fanno ricordare la loro esistenza soprattutto quando ci sono degli esploratori che da questo field screen vanno all'esterno a cercare sempre più lontano eh, vecchi negozi, vecchie strutture da saccheggiare in cerca di farmaci, in cerca di attrezzature eh, però per il resto gli zombie non sembrano, una, una, non sembrano più una grande minaccia tant'è che queste spedizioni esplorative quando vogliono ne fanno strage eh, passando tra di loro e falciandoli con mitragliatori, con armi da fuoco o con il mezzo principale del, um, a disposizione del, di, Kaufman, di Kaufman e della sua milizia: il Dead Reckoning, un gigantesco camion blindato. Eh, armato di mitragliatrici e missili, che è praticamente indistruttibile, quantomeno dal punto di vista degli zombie, che sono armati solamente dei loro denti marci eh, e di null'altro. Poi abbiamo appunto però questa evoluzione degli zombie, abbiamo questa evoluzione degli zombie che, guidati da uno, da uno di loro che eh, era un benzinaio. Um, riescono in qualche modo a capire eh, finalmente Big Daddy viene chiamato nel film eh, un benzinario di colore zombie riescono a capire come entrare come varcare il perimetro sorvegliato del field screen eh, facendolo in massa guidati da questo punto eh, zombie alfa chiamiamolo così che ha, prova compassione per i suoi simili, è una cosa assolutamente nuova nei film di Roberto. Prova compassione suoi, per i suoi simili, quindi, ogni volta che qualcuno gli viene battuto, lui soffre, ha questo sorta di urlo di dolore primordiale, di sofferenza, che di fatto non lo fa più essere uno zombie come, come li abbiamo visti noi. A Day of the Dead, qualcosa, è, anche Bab non era così, è qualcosa di completamente diverso. È uno zombie in tutto e per tutto intelligente, e man mano che guida i suoi, altri zombie mostrano intelligenza. Quindi, dal momento che fanno irruzione dentro le mura di Pittsburgh, queste creature ancora fameliche sono però, mh, non sono più le stesse creature che abbiamo visto nei primi tre film. E se tutto ciò ha un senso dal punto di vista narrativo. A me non ha fatto impazzire come scelta perché forse è stata mostrata male, perché forse è stata una cosa che ha snaturato il discorso eh, lanciato da Romero nelle, nelle prime tre pellicole che ha girato che l'hanno portato alla fama. Non lo so. Comunque, mi è sembrata una cosa: mh, bah, non so, ha rovinato un po' lo, il, il Romero Versa. Chiamiamolo così, mm, di fatto, sostituendo. I morti viventi visti dal 68 all'85: in qualcosa di meno spaventoso, perché quello che a me spaventava degli zombie eh, di Night of the Living Dead, di Dawn of the Dead e eh, di Day of the Dead era questa massa compatta di creature assolutamente insensibili al dolore, alle emozioni. Non provano neanche odio, provano non solo il desiderio di cibarsi dei vivi e neanche di finirli, solo di cibarsi, infettarli affinché essi ritornino anche loro dalla morte. Non si sa il perché, non si sa la motivazione, non si, sa, non si conosce bene il limite del loro limitatissimo cervello, si sa solo che sono delle sorti di vegetali cannibali animati solo dalla fame. Eh, io questo lo trovavo spaventoso, così come trovavo spaventoso, l'ho trovato spaventoso per anni e tuttora, quando riguardo i primi tre film, lo trovo una cosa terrorizzante: il fatto che eh, la morte non sia più un limite, l'unico limite, l'unica certezza della tutta la nostra esistenza, bensì sia, sia solo uno step in cui, che, che il mondo ha superato, appunto per ragioni ignote, proiettando l'intera. Un'intera stirpe specie umana in un'apocalisse la più allucinante dell'apocalisse, divorati dai propri fratelli, dai propri cari, dai propri figli, dai propri padri. Qui invece eh, in Land of the Dead, ecco ciò che non ho apprezzato e che tuttora l'ho rivisto per fare questa puntata, l'ho rivisto pochi giorni fa: è che abbiamo una forte suddivisione eh, tra vivi e morti. Eh, non è più come dicevano in Dawn of the Dead: Noi siamo loro e loro siamo noi. Qui le, cose si, le strade si dividono: i morti sono i morti, sono un nuovo popolo, sono una nuova specie e i vivi sono quella roba lì che, nonostante tutto, davanti alla fine del mondo, non sono riusciti a fare altro che ricreare un piccolo sistema di caste in cui i pochi potenti sfruttano i deboli. Che per l'amor di Dio è una metafora che ci sta. Il film di Romero è sempre stato politico. Ma qui è smaccatamente politico. La metafora è grezza, grossolana, estremamente voluta e funziona molto meno. Così come funziona meno il fatto appunto di ehm, scegliere in maniera tanto forte lo strumento, la metafora dello zombie come eh, rivalsa dello schiavo, ribe la ribellione delle, delle classi più misere e schifose. Eh, contro i, i, i veri cattivi, che poi i veri cattivi sono i vivi. Ed è una cosa che abbiamo visto diverse volte nella prima trilogia, l'abbiamo vista in Night of the Living Dead, quando appunto pochi superstiti non riescono ad andare d'accordo neanche nel asserragliarsi in una casa di campagna, l'abbiamo visto in zombie in cui eh, la banda di motociclisti non trova di meglio da fare che scorrazzare nel mondo per saccheggiare quello che, che trovano senza volontà di ricostruire niente. L'abbiamo visto in Day of the Dead, dove militari e scienziati non trovano meglio da fare che mh, spararsi tra di loro, o fare dubbi e esperimenti sui cadaveri eh, dei commilitoni o dei colleghi morti in un uh, rapido di follia claustrofobica, invece qui eh, è, tutto, boh, è tutto più, perdonatemi il termine, cartonificato, cartonizzato, ma non nel senso di cartoni animati, cioè, sembra tutto molto più posticcio, insomma io sono uscito da quel cinema insoddisfatto, poi mh, si erano perse appunto i colori lividi, che è vero erano tipicamente anni 70-80, dei due film precedenti, mentre vabbè, La notte dei morti viventi era in uno splendido bianco e nero e non so, ero veramente deluso. Mm, tra l'altro il cast degli attori, pur contando dei nomi anche abbastanza noti, mm, o forse proprio per questo, non mi aveva fatto impazzire, perché dico per questo, perché per me i film di Romero avevano il grande vantaggio di avere come attori principali mm, dei professionisti che, però erano per lo più sconosciuti e quindi li si apprezzava come se fossero persone normali davvero catapultate in un'apocalisse. E non come qua vediamo Asi Argento, Simon Becker, Danny Soper, John Le Guizamo. Uh, cioè facce note non notissime, ma note. E Danny Sop è molto noto. E, um, ha perso quel uh, simile realismo. Questo film ha perso questo simile realismo. Che avevano i, film, i tre film che l'hanno preceduto. Quindi, quindi, non so, io sono uscito insoddisfatto. Ho capito che la magia si era rotta, ho capito che Romero per una serie di motivi aveva perso la, la, il piglio, aveva perso il controllo sulla sua stessa creatura. Forse mancavano anche eh, i giusti finanziamenti, i giusti stimoli, mancava il contesto sociale in cui eh, la notte dei morti viventi, l'alba dei morti viventi, il giorno dei morti viventi erano nati, costruiti, si erano sviluppati. Qui siamo nel 2005, il nostro mondo era diverso, così come lo è diverso ora. Eh, eravamo dopo il due, relativamente attaccati al 2001, quindi alle Torri Gemelle. Infatti, in una battuta c'è Danny Soper, per Kaufman, Kaufman che dice: Noi non trattiamo con i terroristi, che è una cosa che aveva detto Bush. Era un mondo globalizzato in cui il terrore degli zombie doveva essere raccontato in modo differente da quanto era stato fatto negli anni 70, 60, 70 e 80. Invece, no, Romero ha mischiato un po' le carte, ma le ha mischiate male. E poi, ahimè, la cosa si sarebbe eh, confermata, ovvero il venir meno del suo piglio del suo uh, tratto autoriale della sua capacità di creare uh, qualcosa di tanto intenso e terrorizzante come aveva fatto fino all'85 si sarebbe perso ulteriormente negli altri film Survival of the Dead l'isola dei sopravvissuti in italiano 2009 secondo me è il suo film di zombie più brutto e il meno meno riuscito sicuramente e uh, Diary, Diary of the Dead, le cronache dei morti viventi 2007, che è addirittura un film indipendente, senza, mh, senza nemmeno quindi dei veri finanziatori, tuttavia di questa nuova trilogia è forse quello che mh, mi è piaciuto un po' di più, ma siamo lontanissimi, lontanissimi dai fasti degli anni che furono. E quindi niente, quindi ho visto la Terra dei Morti Venti al cinema, andando a casa piuttosto perplesso. Poi ho visto due anni dopo eh, in streaming illegale, perché ai tempi quello c'era su Emule, credo, eh, Dire of the Dead, che tra l'altro era appunto una piccola produzione che solo molti anni dopo mh, verrà eh, commercializzata in DVD. E, e sulle piattaforme di streaming legale e mi, era, mi si era risollevato un pochino l'umore ma un pochino non troppo e alla fine ahimè ho visto quella roba abbastanza brutta che è Survival of the Dead del 2009 che finora è l'ultimo l'ultimo capitolo della, della saga degli zombie di romero anche, anche per necessità perché romero è morto, quindi difficilmente potrà girare qualcosa di nuovo. Anche se è anche se notizia di qualche mese fa che uscirà un suo film basato sui suoi appunti incompiuti. Su un libro che è stato pubblicato anche in Italia, che dovrebbe riprendere, almeno così pare, così si dice, le atmosfere primeve del, della saga di, di Zombie. Ma io non sono tanto fiducioso. Comunque per la cronaca si tratterà di eh, Twilight of the Dead, un film postumo appunto, che ha finalmente un produttore e um, uno sceneggiatore e eh, tutto quanto, um, forse anche un regista, adesso non ricordo, um, che è stato benedetto da Suzanne Romero e che... Um, quindi sicuramente, sicuramente è una parola forte, ma che dovremmo vedere ecco, nel corso forse addirittura del 2024. Sarà un nuovo inizio? Sarà una fine degna? Dopo tre film eccezionali entrati nella storia del cinema, non del cinema horror, del cinema a tutto tondo, dopo tre film mediocri, sarà questo settimo capitolo una fine degna? per questo racconto nato, pensate, nel lontano 1968 che ha rivoluzionato la, il genere horror eh, in tutto e per tutto, non lo so, non lo so. So solo che questa volta le mie aspettative rispetto a quel luglio 2005, rispetto alla Terra dei Morti Viventi, sono molto più basse, quindi potrei stupirmi anche in positivo, potrei mm, vedere qualcosa di bello e di inaspettato. E in tal caso sarò lietissimo di parlarvene, perché alla fine eh, io devo tanto Romero come spettatore, come autore, come, come tante cose. E spero proprio che questo appunto, omaggio postumo, film postumo, postumo, rendano onore al papà degli zombie. Di sicuro, di sicuro non l'ha fatto la Terra dei Morti Viventi. Se avete qualche parere contrario o differente dal mio, fatemelo sapere. Scrivetemelo nei commenti su YouTube, su Spotify, dove vi pare. E ricordatevi, se apprezzate questo mio podcast, di lasciare una recensione su Spotify oppure di iscrivermi se lo ascoltate su YouTube, al mio canale YouTube, e lasciare un like. Io vi saluto. Vi do appuntamento la settimana prossima, come al solito, sia con eh, il Lost Boy Show che con una puntata in solitario eh, di questo podcast il Plutonio Publication podcast